Una delle intuizioni più felici delle neuroscienze in quest'ultimo periodo è il fatto che si è capito che il nostro cervello non è un sistema unico come noi lo percepiamo, ma in realtà è un insieme di diversi sistemi che competono l'uno con l'altro. Ad esempio, quando ci viene offerto un cioccolatino, entrano in azione due sistemi che ci dicono: il primo sistema del reward, del compenso immediato, ci dice mangialo, assolutamente, è buono, va mangiato subito. C'è un altro sistema che entra in azione che dice no, perché sennò prendi troppe calorie, eccetera. Questa contrapposizione di sistemi, che è stata misurata ed è una delle basi delle neuroscienze moderne, è alla base dei nostri conflitti, cioè dei nostri conflitti interiori. Fabio Babiloni insegna fisiologia e studia il modo di applicare le neuroscienze al marketing e alla politica. Tutto parte dalle elezioni del 2006, quando l'esito fu sorprendente rispetto ai sondaggi. Le persone, dunque, votano in modo diverso dalle loro dichiarazioni, mentendo non solo all'intervistatore, ma più spesso a se stessi. Ci sono molte reazioni che noi non cogliamo neanche di noi stessi, perché avvengono al di sotto della soglia cosciente. Anche nel mercato il 90% dei nuovi prodotti già testati su un campione restano invenduti e vengono ritirati. Si può avere un quadro dell'atteggiamento della persona di fronte allo stimolo di consumo. Quindi è come se si interrogasse l'inconscio. Sì, può essere misurata la loro attività cerebrale, la loro attività cardiaca. E si può avere un quadro preciso delle cose a cui le persone effettivamente tengono. In Italia, grosse aziende e banche già utilizzano questi studi, reazioni che hanno un valore pari e forse maggiore dell'approccio cognitivo. Tramite risonanza magnetica si è visto che il nostro cervello prende le decisioni circa 6 secondi prima che ne siamo consapevoli. Ci sono, fra i ricordi d'ogni uomo, cose che non si raccontano a tutti, ma appena agli amici. Ce ne sono altre che neanche agli amici si raccontano, ma appena a se stessi e per di più sotto suggello di segreto. Ce ne sono infine altre ancora che persino a se stessi si ha paura di raccontare. Dostoevskij aveva centrato il problema della memoria, del ricordo e del racconto. Mi ricordo proprio di aver fatto questo tratto di strada guardando fisso la mia casa, come dire, sto arrivando. Il racconto, per varie ragioni, consce o ancor più spesso inconsce, può non corrispondere alla verità. Si chiamano memorie innocenti. Mentiamo quindi non sapendo di mentire. Subito sono andato, ho preso questo piumone, l'ho tirato su e invece mi sono trovata, sentivo questo rantolo. Non è in discussione il fatto che sia stata lei ad uccidere suo figlio. L'accusa è di aver calunniato un vicino di casa. Ogni avvenimento lascia nella nostra mente una traccia. Secondo alcuni neuroscienziati, il professor Pietrini e il professor Sartori, chiamati come periti dall'avvocato Paola Savio, difensore di Anna Maria, ritrovare il filo di questa traccia si può. Il metodo si chiama IAT, test di associazione implicita, messo a punto dal professor Greenwald nel 1998. Secondo gli esperti ha un indice di affidabilità del 92% e misura la memoria inconsapevole. Viene applicato principalmente in ambito non giudiziario, su temi come religione, sessualità, discriminazione di genere e razzismo. Nel caso del test implicito per misurare la tendenza al razzismo, si fanno... Il soggetto deve rispondere premendo un tasto, mettiamo con la mano destra, a degli aggettivi positivi, tipo bello, gioioso, e con la mano sinistra a degli aggettivi negativi, tipo terribile, agonizzante. E il compito è questo.
Poi si dice, bene, adesso tu rispondi per esempio con la mano destra a delle facce di colore o delle facce bianche, caucasiche, tu sei un caucasico, e si vede la velocità come prima. E poi si arriva al dunque, dire, bene, adesso premi col destro se c'è la faccia del nero e un aggettivo positivo, oppure la faccia del bianco e un aggettivo negativo, e tutte le combinazioni. Quello che viene fuori è questo, che anche se io ho dichiarato di non essere razzista, io quando devo associare la mia velocità, quando devo associare una faccia nera a un aggettivo positivo, sono più lento. E invece sono veloce se associo la faccia nera a un aggettivo negativo. Anna Maria Franzoni si è sottoposta al test. Associazioni semplici contenenti bugie e verità hanno creato i parametri dei suoi tempi di reazione, come sono in carcere, mi trovo a Milano, poi la ricostruzione per affermazioni del giorno del delitto. La rapidità di associazione fra pulsante e risposta indica che la traccia di memoria è congruente con il racconto che ha sempre fatto e che quindi lei non ha mentito e non mente volontariamente. Un meccanismo di rimozione, il suo inconscio, involontario e immediato. L'hanno condannata per calunnia in primo grado. In appello, 3 anni dopo, è stata dichiarata non perseguita.